La radio a pezzi. Buongiorno e benvenuti alla rubrica Medicina la mattina. Giustamente da 33 alla mattina. Bene, oggi parliamo degli insospettabili benefici dell'uso moderato della grappa. Vedi che questo distillato ricavato dalle vinacce solitamente è un utilizzo dedicato a coloro che, alla ricerca della facile evasione nel consumo eccessivo di superalcolici, ne apprezzano gli effetti dirompenti quali vomito, diarrea, alterazione dei principi farmacologici, fino ad effetti tossici, psicologici e a lungo andare tumorali sul fisico. Ma visto che non tutti vivono di sola grappa, possiamo dire anche che in particolari situazioni se ne apprezzano l'utilizzo esterno come antidolorifico applicando preparati con malva nei massaggi. Vedi? Oltre sì, viene apprezzato anche come digestivo, non di meno da benefici cardiocircolatori, ed aiuta alla lotta dei radicali liberi contrastando l'invecchiamento della pelle. Insomma, con la grappa il vostro destino si può trovare ad un bivio. E voi cosa scegliete? Il diavolo o l'acquavite? L'acqua santa. Cortesia, dottore! Grazie, Lucia Londer! La radio a pezzi!